Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza ripiena. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di semola rimacinata di grano duro, farina di tipo manitoba, acqua, sale, zucchero, lievito di birra fresco. Per farcire, salsa di pomodoro condita con sale, olio e origano, scamorza, prosciutto cotto. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero ed il lievito. Ed azioniamo il bimby per 4 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di semola, la farina di tipo manitoba, ed il sale e facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, dividerlo in 4 parti uguali. Stendere con il mattarello. Posizionare con la carta da forno su una teglia per pizza. Farcire con il pomodoro, il formaggio, il prosciutto. Stendere un altro quarto di impasto e posizionarlo sopra. Chiudere bene i bordi e pennellare la superficie con dell'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Ripetere l'operazione anche con l'altro impasto. La pizza ripiena è cotta, serviamola. Pizza ripiena! Grazie e alla prossima ricetta!